Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte di Store, benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi, come ogni mercoledì, parleremo di Robocop, l'action figure in scala 1-3 targata di Agostini. Allora, oggi vedremo due numeri. Abbiamo incorporato insieme l'uscita 85 e l'uscita 86. Allora, questo è il fascicolo dell'85, come sempre, tante informazioni sul mondo di Robocop. Poi abbiamo il montaggio. Questo numero andremo a montare il supporto delle spalle. Poi abbiamo informazioni come sempre sulla tecnologia, scienze in generale. Poi abbiamo il numero 86. Ancora informazioni, curiosità. Abbiamo il montaggio, iniziamo il collo, parte 1. E poi ancora tante informazioni su scienze e tecnologie. Qui abbiamo i componenti 85 e 86. Direi di non perdere altro tempo e andare subito al montaggio. Prima di cominciare, però, come sempre, vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti. E ricordarvi che qualora voleste potete abbonarvi anche a voi con l'apposito tasto qui sotto, abbonati. Oppure potete supportarci anche con le super chat, mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Allora, recuperiamo tutto quello che abbiamo montato fino al numero precedente. Ovviamente vi ricordo che troverete la playlist in fondo a questo video, in caso voleste recuperare tutti i video. Poi prendiamo il pezzo che abbiamo trovato in questo numero e andiamo a metterlo qui sopra, in modo da coprire tutte le viti. Il verso giusto è solamente uno, perché abbiamo i due buchi stretti qua in alto e quelli larghi in basso, quindi l'ho messo in questo modo. Una volta appoggiato, inseriamo le quattro viti e andiamo a chiudere. Ok, in questo modo. Invitiamo tutte e quattro le viti e il pezzo rimane bello stretto. Fatto ciò, recuperiamo il cavo piccolino con la scritta A e andiamo ad inserirlo qui sul lato sinistro. In questo modo. Poi recuperiamo quello più lungo con la scritta B e andiamo ad inserirlo in quella in alto. Secondo me era meglio se ce lo facevano inserire prima, perché adesso è un po' scomodo qui. Già qui ho fatto un po' di fatica, vediamo un po' qua se ce la facciamo. Ok, ce l'abbiamo fatta, non so come, ma ce l'ho fatta. Se ce l'ho fatta io, probabilmente ce la faranno tutti. Quindi A a sinistra, B in alto e C a destra, già montato precedentemente, e dopo andremo a collegare questi due. Bene, questo era il montaggio del numero 85 completato, quindi questo è il risultato finale. Ora passiamo al numero 86. Allora, cominciamo con il collo. Prendiamo questo pezzo di plastica, inseriamo all'interno il disco curvo grande e poi quello piccolo, in questo modo. Insomma, solita cosa che abbiamo già visto e rivisto durante questo montaggio di Robocop. Poi prendiamo questo pezzo con la sfera, lo appoggiamo sopra. Poi facciamo attenzione di lasciare ovviamente i tre fori in basso, dove poi andremo a mettere il peg che c'è qui. Ok, una volta fatto ciò, la sfera è bloccata, quindi più di questo non può fare, e andiamo a mettere le tre viti per bloccare tutto. Ok, fatto ciò, questo sarà il nostro risultato finale. L'articolazione sarà durissima perché abbiamo poca presa, poi dopo riusciremo a muoverla. Poi recuperiamo questo pezzo di plastica in questo modo. E andiamo a fissare il supporto appena montato in questo modo.
e mettiamo due viti, una qui e una qui. Ok, fatto ciò, abbiamo il supporto all'interno di questo pezzo di plastica. Dopodiché recuperiamo di nuovo tutto il pezzo già montato, lo mettiamo dalla parte del petto e andremo ad attaccare questo pezzo in questo modo. Una volta appoggiato andremo ad inserire una vite in quel foro così da bloccarlo. Ok, fatto questo, anche il numero 86 è terminato per ora. Abbiamo installato l'inizio del collo, quindi poi qui sarà dove andiamo a mettere la testa. Ovviamente lo snodo può muoversi molto lentamente, ma perché se si muove piano vuol dire che le viti sono state tutte serrate bene, altrimenti se è troppo morbido vuol dire che c'è qualche vite un po' molla. Quindi questo è 85 e 86 finiti e il risultato finale sarà questo qui. Bene ragazzi, un altro video montaggio termina qui. Noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vediamo l'appuntamento come sempre al prossimo video e con Robocop al prossimo mercoledì, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!